vedete ragazzi, oggi siamo qua nell'orto e ho portato queste che sono delle patate avanzate e adesso le devo seminare qua in questa piccola prodetta perché non ho altro luogo dove seminarle e poi dobbiamo fare un pochino di altri lavori. Questa mattina siamo abbastanza impegnati e vi porto con me. Bene, molti di voi potranno chiedersi, ma è quindi che ce ne frega? E effettivamente non me ne frega niente. Avevo questa proda libera e avevo delle patate libere e quindi ho deciso di seminare qui le patate che mi avanzavano. E in più questo video serve a spiegarvi che le regole sono fatte per essere infrante, perché io qua le sto seminando un po' così. Ho rispettato la regola per il quale le file non possono essere troppo fitte, infatti ho fatto una fila sola su questa proda. Le ho messe leggermente più vicine però e le ho messe leggermente più in superficie, quindi non sono così tanto profonde, perché vorrei provare quasi a non sotterrarle queste, a non rincalzarle queste, mentre le altre vi ho spiegato che le rincalzo e in che modo le rincalzo, mentre qua vorrei provare a fare una coltivazione così tutta senza rincalzo. Non perché io sia stupido, sia masochista, ma visto che rincalzo comunque è un'operazione così dispendiosa anche a livello di fatiche, voglio vedere qual è effettivamente la differenza tra queste e le altre. Io credo che quando si fa l'orto queste cose vadano fatte. Magari su questa potrei provare a mettere della pacciamatura. Stavo pensando, magari potremmo decidere insieme di fare dei format di video in cui questo tipo di video, nel quale un po' più vlog così, un po' più easy, in cui vi faccio vedere che faccio cose a caso senza un vero e proprio ordine, e magari una volta a settimana, magari il mercoledì, e invece il video della domenica diverso, un po' più di quelli un po' più sega a modino. Che ne dite? Così anche voi state un po' più dietro a quelli che sono i lavori nell'orto in generale per tutta la stagione. Vedo che l'erba spunta già. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Dunque, siamo qua con queste. Queste sono le cipolle che dobbiamo seminare adesso. Sono cipolle dorate queste. Come mai sto seminando tutta questa roba, facendo tutti questi lavori, tutti adesso, così, che mi è venuto il pallino? Sì, un po' mi è venuto il pallino, perché da domani inizia un diluvio che finisce mercoledì. E oggi è venerdì e quindi fino a mercoledì sarà brutto, 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 mercoledì escluso in teoria. Devo cercare di seminare tutto quello che posso insieme. Questo è l'ultimo pezzetto di questa proda che è rimasto libero dopo che avete visto che ho seminato i ravanelli, le carote, le insalate, ho trapiantato. Quindi vi dicevo che questo è l'unico pezzetto rimasto e andrò a mettere qua queste cipolle che mi sono avanzate. Non fate troppo caso, io sto così perché, oh mio Dio, non c'entro, al contorno dietro all'erba, perché devo ancora tagliarla. La taglierò prima che piova, altrimenti dopo è bagnata, e anche perché se no cresce troppo, fa un casino. Dunque, come vedete, ho due attrezzi. Questo lo vediamo. Questo è l'attrezzo che uso per fare i piccoli solchetti per le cipolle, perché sì, le semino in solchetti. Potrei anche non seminarle in solchetti, ma non mi rimberrei se le file sono abbastanza dritte più o meno. Insomma, poi avete visto che anche le patate le semino storte perché faccio schifo, però alla bene meglio cerco di fare le cose un po' in ordine, più che altro per quando poi andranno leggermente sarchiate, o se, anche se le vogliamo pacciamare, comunque diciamo che una certa distanza tra una cipolla e l'altra ci deve sta. Per quanto ci piace mettere la roba fitta, un po' si deve, no? Bene.
Ok, prendiamo le nostre cipolline. Due dritte su come si seminano le cipolle partendo da bulbo. Personalmente le semino quasi sempre da bulbo per comodità, anche perché adesso è abbastanza tardi già per seminarle anche da bulbo, quindi immaginate da seme. Le metto giù, ovviamente controlliamo che la parte con la radice sia sotto e la punta sia sopra. Le metto giù in questi piccoli solchetti che sono proprio poco profondi, a circa una spanna di distanza, una spanna mia, che non è una spanna vostra, ma quindi va bene così. Non occorre che siano troppo distanti le cipolle perché sono, questa è vuota, perché sono degli ortaggi che non richiedono così tanto spazio, anche perché comunque crescono molto in altezza visto che il fusto si sviluppa in altezza. Non vanno seminate troppo profonde per quanto mi riguarda, infatti io non le rincalzo neanche, non credo che le cipolle sia un ortaggio da rincalzare, perché ho sempre notato che mi si sviluppa verso l'esterno, tende ad uscire dalla terra e crescere. Comunque vi lascio un link qua sopra, apparirà da qualche parte il video dove vi spiego più o meno come coltivo le cipolle. Può darsi che ne faccia un altro di video perché io sono veramente fissato con le cipolle, perché mi stanno venendo molto bene. Ora ve la sono gufata e mi verranno una per comodità sulle file che sono parallele. Le metto uguali, non sfalsate, perché così quando le andrò a sarchiare o zappettare o diserbare mi sarà più semplice, non dovrò fare zig zag tra una e l'altra. Palloso di questa mattina, pulire lo scalogno, ragazzi, guarda casino che ci ho fatto venire. L'altra settimana ho pulito tutta la fila di qua accanto all'aglio. L'aglio è già tutto bello pulito, ma lo scalogno non direi. Quindi adesso mi metto qui, metto Barbero e ci sentiamo tra un'oretta. Faticoso, ma ce l'abbiamo fatta, e per chi non vede dietro di me, ora mi sposto. Comunque vado a pranzo perché ho fame e ho finito le mie forze. 2 hours later. Per chi non l'avesse visto, sto lavorando all'interno della serra e ho piantato delle barbe rosse e sto un po' valutando la situazione, appunto, orto in serra, e quindi... No, dietro di me.
lo potete vedere, ammirare. E quindi il fatto che avevo deciso di costruirlo proprio in modo biointensivo, in cui ci fosse una grande moltitudine di piante che lavorasse tutta in sinergia insieme, una pianta con l'altra. E così credo che sia stato, più o meno. Il problema è che non ho valutato bene tutti i fattori, tra cui anche il fattore nutrimento delle piante. E cioè, mi spiego un pochino meglio. Quando facciamo questo genere di consociazioni intense, come può essere un orto biointensivo, dobbiamo prendere in considerazione il tipo di pianta che andiamo a mettere insieme alle altre. Purtroppo io sono un po' un bischero, si dice, e ho messo delle piante un po' molto esigenti insieme ad altre che magari non erano troppo esigenti, però erano un po' in sovraffollamento. Ovviamente consociare e mettere certi tipi di piante insieme ad altri è una cosa super possibile. È possibile anche seminare in modo abbastanza intensivo, in modo da coprire, però con una certa strategia. Per esempio, ho messo i cavoli su questa proda insieme alle cipolle, e questo va bene. Poi ho messo i piselli, e poi avevo messo anche delle insalate, perché sono pazzo. Le insalate hanno fatto schifo, perché tutti gli elementi nutritivi di cui si nutre il cavolo sono quelli di cui ha bisogno anche l'insalata, e l'insalata non ha trovato ciò di cui aveva bisogno. In più, l'insalata cresce ad un livello che è più o meno quello del cavolo. Il cavolo cresce molto su quel livello, e quindi mi ha coperto completamente le insalate, che non ricevevano più molta luce, e è stata una cappellata atomica. Non la dovevo fare, questa cosa è stata abbastanza stupida. Però ho messo le cipolle, per esempio, che sono venute bene. I piselli, tutto sommato, sono venuti bene, anche se un po', magari un po' nel mezzo. Probabilmente dovevo metterli soltanto da questo lato più esterno e non nel lato interno, che si è creata questa specie di giungla invalicabile. Però è fattibile, dai, mi ci tuffo ogni tanto nella giungla per capire cosa c'è andata a finire. Ragazzi, è cresciuto del prezzemolo in modo spontaneo, così a caso, prezzemolo, ok? Io, ragazzi, spero che questo video vi abbia fatto abbastanza compagnia e vi abbia insegnato qualcosa. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciare un mi piace per aiutare me nei miei contenuti, nella mia creazione. Attivate la campanella se non l'avete ancora fatto, così potrete ricevere una notifica ogni volta che esce un nuovo video. Se avete qualcosa da chiedere, un saluto, quello che vi pare, potete scrivere qua sotto nei commenti. In descrizione trovate il link al mio profilo Instagram se volete seguirmi, per seguire quello che faccio. In the time I'm not here filming, I speak English. Ma per il resto noi ci vediamo ogni mercoledì e domenica qui su questo canale con un nuovo video. Al prossimo video.